Il complesso della Rocchetta era in uno stato di degrado pressoché totale, destinato alla distruzione. Nel 2005 la Fondazione della Cassa di Risparmio di Bologna l'ha acquisita in blocco e ha proceduto al suo restauro e alla restituzione totale alla collettività. Il visitatore che entra attualmente come affascinato dalla sequenza di stili, di ambienti, di colpi di scena, come un grande teatro in cui si attraversa i luoghi e la storia, perché la Rocchetta è appunto il regno dell'inganno, il regno della simulazione. È quasi indistinguibile da alcuni suoi pezzi se si tratti di un pezzo antico o di un rifacimento moderno. Ha un suo fascino, che è quello fiabesco, quasi magico, della sua storia che parte alla metà dell'Ottocento. Insomma, è un luogo della meraviglia. Negli scritti dei suoi ultimi due decenni di vita, frequentemente il conte Mattei lasciò intendere l'esistenza di un importante legame, niente meno che con la regina Vittoria d'Inghilterra. Anche se non sono note missive o dichiarazioni autografe della stessa che confermino un diretto contatto tra i due, la corrispondenza privata del conte con alcuni suoi collaboratori è comunque ricca di riferimenti interessanti. Questo rapporto, che resta limitatamente approfondito, allo stato attuale è di fatto indagabile in un'unica versione, quella del conte stesso. Secondo Mattei, da anni la regina utilizzava personalmente i rimedi elettromeopatici e inoltre ne aveva appoggiato la diffusione nel mondo. A Londra, disponendo la creazione di un ospitale noto come Mattei's Home. In India, invece, dopo le guarigioni di lebbra nelle colonie inglesi a Mangalore attuate in particolare da padre Müller, sempre secondo Mattei la regina in persona si era interessata alla vicenda, commissionando al noto dottor Kennedy un rapporto ufficiale. In secondo luogo, e fondamentale nella comprensione delle scelte costruttive della Rocchetta, la corrispondenza denota anche il desiderio da parte di Mattei di dedicare alla regina un solenne monumento. Con il termine monumento, tuttavia, Mattei non si riferisce a un'opera scultorea, bensì ad una vera e propria struttura architettonica, un enorme salone moresco con fontane da innalzare all'interno del suo castello, un elemento sicuramente importante e caratterizzante tanto quanto altri presenti all'interno della sua Rocchetta, e questo lo scrive lo stesso Mattei. Qui troverete in piccolo il cortile dei Leoni dell'Alhambra, la cattedrale in piccolo di Cordova ed un salone moresco con fontane che io innalzo a gloria della regina d'Inghilterra. Anche in questa storia, come altre precedenti vicende, spesso caldeggiate da collaboratori interessati, Mattei richiama in maniera ossessiva un medesimo racconto trascritto in lettere copia, che d'altronde ne spiegherebbe la natura di rimuginamento. In altro caso, potrebbe essere forse un'importante traccia d'indagine, poiché l'apporto e il sostegno della regina d'Inghilterra pare essere un caso unico in Europa. L'ideata cessione dell'elettromeopatia a Sua Maestà britannica è precedente al 1884, quando ella, a quanto pare, avrebbe accordato di proteggere i rimedi Mattei. In seguito, sempre secondo Mattei per l'ennesimo complotto ordito contro di lui, la regina si sarebbe però trovata osteggiata, e le brighe e i raggiri l'avrebbero trattenuta dal far visita al conte in Rocchetta nel corso di ben tre viaggi italici a Firenze dal 1888 al 1894. Nel 1894, informato dalla sua corrispondente Lady Paget di un imminente rifiuto della regina, a seguito della cocente delusione il conte aveva quindi deciso di omaggiarla. Il mio pensiero è di offrire il segreto alla regina, ma accetti o non accetti il dono, nessuno può impedirmi di mostrare a Sua Maestà la mia gratitudine con l'innalzare un monumento che ricordi in avvenire l'elettromeopatia. Mattei credeva fermamente nei suoi rimedi, promuoveva il loro utilizzo nel mondo cercando di affermarli anche tramite il riconoscimento di importanti personaggi dell'epoca. Aveva quindi deciso di donare il suo segreto, la tomba e il castello alla regina Vittoria d'Inghilterra. Nel caso ella avesse rifiutato, il conte avrebbe progettato il suo ritiro. Avrebbe voluto abbandonare l'Europa e andare in America o forse in India. L'idea balenatagli nella mente, soprattutto dopo la cacciata del figlio adottivo Mario Venturoli e di conseguenza nella spasmodica ricerca di un erede, era infatti quella di cedere la produzione dei rimedi al presidente americano Cleveland,
o forse al missionario Müller. Ebbene, oggi conosciuta come Sala dei 90, di questa stanza sono state date diverse interpretazioni dell'ideologia alla base della sua realizzazione e della relativa funzione. La leggenda, tramandata per lo più oralmente da Mario Venturoli, dalle attuali discendenti della figlia naturale del conte, Maria Bonaiuti, oltre che da alcuni racconti di visite in Rocchetta, come quello di Arturo Palmieri, noto storico della montagna bolognese, che nella sua opera del 1931 scrive: «Il Salone dei 90, così chiamato perché il conte Mattei voleva in quello tenere un convito di altri vecchi nonagenari, quando avesse raggiunta questa età». Perciò questa sala appare solo in parte per come era stata pensata da Mattei, con un'originale idea di spazio alto e slanciato tipico delle cattedrali. Come per altre parti del castello, anche nella Sala dei 90 troviamo una mescolanza di stili diversi e una serie di veli decorativi che si sovrappongono negli anni in seguito alle diverse scelte costruttive del proprietario. I lavori di questa sala trovarono difatti altra direzione nelle diverse scelte costruttive di Mario Venturoli, figlio adottivo e successore, che alla morte del padre nel 1896 riformulerà l'intera volumetria della stanza inserendo un soffitto in blu di Prussia con stelle dorate e trasformandola in un salone da ballo per le feste, attualmente uno degli ambienti più affascinanti del castello. Il salone moresco, che sarà il monumento alla regina d'Inghilterra, è già coperto di metallo e dall'esterno è più grandioso, mi dicono, del monumento che si innalza in Roma a Vittorio Emanuele, che costa quest'ora 20 milioni. Ad ottobre del 1895 il monumento alla regina non era ancora stato completamente realizzato, ma il soffitto già in parte ricoperto in lamine di metallo decorate. Questo rivestimento interno riportava una raffigurazione pittorica en trompe-l'œil di arcate e finestre in stile gotico di colore marrone ocra. In realtà, il diverbio sulla più consona destinazione dello spazio risulta nascere proprio durante la costruzione del castello, tra lo stesso Mattei e Venturoli. A me pareva che un palazzo, più o meno sul tipo moresco, fosse una singolarità unica in Italia, degna di essere conservata e non arlecchinata con monumenti del solito tipo, onde l'Italia è disgraziatamente piena. La sala è un esagono regolare di circa 6 metri di lato e le pareti si sviluppano per oltre 10 metri di altezza. Le nicchie alle pareti ospitano maestosi portali moreschi, composti da formelle romboidali traforate e decorate finemente. L'uso di queste gelosie è riscontrabile in molte culture orientali e anche nelle tipiche decorazioni dell'Alhambra. Mi pareva che il cortile dell'Alhambra e la cattedrale di Cordova si leggerebbero assai male col Pantheon d'Agrippa o col Partenone e più che mai male con la fronte rilevata ed amplissima della nuova sala moresca. Le pareti, attualmente verdi nella parte superiore e blu nelle nicchie dei portali, con Mattei apparivano di tinte ocra e rosso scuro. Il pavimento alla veneziana di colore avorio è stato completamente rimosso durante il restauro per alloggiare il riscaldamento a pavimento, ma completamente e ugualmente ricostruito nel 2013. La vetrata della porta d'ingresso è invece composta da pezzi di vetro cattedrale colorati a sagome irregolari dallo stile più moderno. L'arcata polilobata riprende un medesimo stilema presente in tutta la sala, nelle vetrate e nelle finestre porte. L'attuale rosone in vetro legato a piombo riproduce il volto di Cesare Mattei incastonato in una corona d'alloro e rose antiche ricostruito sulla base delle foto d'epoca. Per l'illuminazione, oltre al lampadario centrale, erano stati predisposti candelabri agli angoli. Il lampadario centrale venne poi sostituito agli inizi del Novecento con un imponente lampadario elettrico dotato di meccanismo sali e scendi. Le sei panche verdi con alto schienale, appositamente costruite per gli angoli della sala, riportano decorazioni di stelle dipinte e in parte incise. Il balconcino dedicato ai musicisti richiamati per i gran balli riprende i decori delle panche. Dalla sala si dipartono anche due corridoi. Dall'ingresso, a destra si trova una galleria appositamente scavata nella roccia durante i lavori di restauro, per creare uno spazio atto a ospitare i servizi igienici e gli ascensori. Dall'ingresso, a sinistra, troviamo invece un altro corridoio che porta alla stanza dove oggi è conservato lo splendido Camino dei Fenicotteri del decoratore, architetto e pittore Giulio Casanova.
Sottostanti la sala sono invece presenti alcune cantine con volte in muratura. Anche la facciata sul parco ha una struttura architettonica interessante. Il ritratto del Mattei appare in un rosone inserito in una serie di archi a vela semicircolare incastonati in un più esterno arco a punte. Sottostante questo, ritroviamo un tipico percorso fitomorfo per raggiungere il parco. Nella parte superiore della facciata si trova una finta finestra golfo di genere orientaleggiante riproducente una mashrabia, ovvero un balcone chiuso gradita citazione esotica.